Buongiorno ragazzi. Allora, io ho appena finito tipo le mega pulizie del delirio, sia in casa che in laboratorio. Mi chiedete sempre quanti passi registro col contapassi di cui abbiamo parlato tempo fa. Tenete conto che stamattina alle 6:30 il contapassi mi ha dato la medaglietta giornaliera per 10.000 passi fatti durante il giorno, da mezzanotte alle 6:30, con qualche ora di sonno. Comunque alle 6:30 mi ha dato la medaglietta. Ad ogni modo, ieri quella roba. Ci ho dormito su, come vi dicevo, e ho letto anche tutti i vostri commenti e tutte le cose che avete detto. Allora, io ci ho dormito su e ho deciso che il problema è, come dicevo appunto ieri, per la maggior parte estetico, non funzionale. Anche a livello funzionale ho fatto una bella stronzata. Vi faccio vedere. Si presuppone che sulla battuta ci sia il fermapezzo per i tagli ripetuti. Bene, può arrivare solo fino a qua, perché poi c'è questa. Quindi questo sarà il primo problema da risolvere. Ma si risolve facile. Dal punto di vista estetico invece mi avete dato un sacco di consigli. Molti di voi dicono di mettere un contropannello davanti che vada a coprire in modo che sporga solamente le stecche quando sono all'interno della parete. In linea generale, quando progetto qualcosa e approccio il punto di vista estetico e mi ritrovo con una difficoltà estetica, appunto, preferisco lavorare per sottrazione, non per addizione. Cioè non risolvo un problema estetico aggiungendo un pezzo, come una parete davanti, una controparete davanti. Preferisco togliere, lavorare per sottrazione e rivalutare qualcosa e rivedere, quindi ci penserò. Alcuni di voi mi hanno anche dato dei consigli dal punto di vista funzionale, per farlo funzionare meglio, che però sinceramente pensavo che la prova di ieri sera fugasse ogni dubbio sulla non fuoriuscita delle polveri. Qualcuno mi ha detto: perché non metti delle setole alla fine delle barre in modo che avvolga ancora di più la troncatrice? No. Qualcun altro invece mi ha consigliato di usare dei cuscinetti a sfera, non ho capito bene come, in che modo, per non lasciare spazi, però anche quello è necessario. Lo scorrimento delle barre è più che agevole, cioè più, si fa con una mano sola. Quello che invece mi piacerebbe è migliorarne il parallelismo, sia in un senso che nell'altro, ma per far questo temo di aver bisogno della stampa 3D. In notato ho ragionato, e se io stampassi in 3D non solo le parti maschie della fresata singole, ma tutto il pannellino con tutti i maschi dovevano poi scorrono dentro, per intenderci, mi sto spiegando col culo, lo so. Ok, ho messo nel cassetto la dislessia, provo a rispiegarmi. Se io stampassi in 3D queste, verrebbero indubbiamente più precise, più regolari, che fatte su un pezzettino così di multistrato. Se però non stampando le singole, addirittura stampassi tutto il pannello, anche diviso in due, non importa, con loro equidistanti e perfettamente distanti tra di loro, migliorerà. Però non ho la stampante 3D. Prima o poi questa stampante 3D me la devo portare a casa, perché in un modo o nell'altro, visto che su certi progetti che faccio dove c'è una componente tecnica di incastro o di meccanica, mi serve. Quindi poi è anche stupido perché Fusion lo so usare, il 3D non è un problema, quindi non so perché non ce l'ho ancora. No, sì, perché sono tirchio, continuo a comprare il legno e non la stampa 3D. Ad ogni modo, sicuramente, secondo me, come dicevo anche ieri, vale la pena indagare come risolverlo esteticamente. Perché un'altra questione che si deve affrontare è calcolare la mediana di questi listelli quando sono più o meno in tutte le posizioni e far sì che almeno nella posizione standard, che è questa dritta, possano essere tagliati dritti così che non sbordano così. Già così migliorerebbe. Ma mi riservo di valutare il tutto quando ho dietro le pareti dipinte di bianco, così almeno vedo la distanza dalle pareti, vedo come sta col bianco e mi faccio benissimo una pensata, perché magari poi con la parete dietro bianca allineata sta meglio così. Però dicevo, vale la pena indagare di risolverlo dal punto di vista estetico, perché a livello funzionale vi garantisco che è veramente la copertura migliore che io abbia mai usato, fatto o visto. Non perché l'ho fatta io, perché è venuta, sapete che poi molte cose sono frutto di un caso, ma perché ripara veramente tanto, contrariamente all'utente che mi ha scritto: se non l'hanno mai fatta così, un motivo ci sarà, il mondo non stava certo aspettando te. No, lo so, scusa. Detto questo, come avete visto sui profili social di altri brutti individui, stasera, tra un paio d'ore, tre ore, ci saranno qua le invasioni barbariche e io non ho idea di cosa riuscirò a combinare oggi pomeriggio, quindi non lo so, sicuramente oggi non riesco ad andare avanti con il mobile della troncatrice. Il lavoro è bloccato così, domani procedo e
come mi ha anche scritto uno di voi, fanculo il cavalletto, finisci il mobile della troncatrice, portalo avanti perché sta venendo bene. Penso che farò. Anche perché, detto internos, il lavoro del cavalletto mi spaventa non poco. Perché il legno è tanto, è costato tanto, il lavoro è molto complicato e non so se ho pensato qualcosa al di sopra delle mie possibilità. Ma questa era una confidenza. Quindi, verso le 13.30 ci saranno qui le invasioni barbariche, non ho o Avengers dalla Parkside, come volete voi, non ho idea se farò delle storage, perché non ho neanche idea, perché non so cosa faremo, non lo so, anche perché io funziono bene in singolo nelle storage, in gruppo. Infatti si chiama One Maker Show, One, non un gruppo di gente che costruisce roba a cazzo dicendo stronzate. Vedremo cosa succede. Approfitto per mettere in piedi il Dyson cambiando la batteria. Non è tutto questo gran lavoro, ma almeno occupo un po' di tempo. Niente, una casalinga felice. Allora, 35 euro di batteria più 9 euro di filtri, però il pacco di filtri è... ci sono tre filtri per ognuno dei due tipi e il Dyson vecchio come il cucco è tornato nuovo. E con la batteria come è arrivata, senza neanche provare a caricarla, ho fatto praticamente tutto il laboratorio. E la differenza, cioè, se non si vede, si sente praticamente, cioè niente. Quando ero nel vecchio lab, siamo funny maker, quando ero nel vecchio lab mi avevo detto che avrei fatto il laboratorio dust free, che non voleva dire in automatico, ma senza polvere, e ci sto riuscendo. Certo, pulisco tutte le sere un'ora, però ci sto riuscendo. Allora, dato che un'ora e mezza prima arrivino, io direi che facciamo una cosa, io monto le deviazioni ai tubi per arrivare a terra, così settimana prossima posso fare il lavoro della spiaggia. Lo dico prima e lo dico dopo il time-lapse. Monto la deviazione e monto il tubo a terra. Il tubo rimarrà aperto con la sua saracinesca e per terra non ci sarà niente. Non costruirò la cupola per il momento perché sto solo occupando il tempo. Lo ripeto anche dopo tanto perché so già che è arrivata a tuono così non funziona. Era impensabile pensare che il tubo fosse della misura giusta. Quindi non ho fatto altro che aggiungere la deviazione. Saracinesca per la nastro, saracinesca per quello che va a terra. Sono invertite, questa in giù e questa in su, per il semplice motivo di usability. Questa riesco a tirarla, adesso vabbè è chiusa. Questa riesco a tirarla e questa mi è più comoda. Se fosse sotto dovrei spostare la mano, è più scomodo. Mentre così basta spingere e tirarla e questa si tira. Perché so già che qualcuno mi dice che l'ho messa invertite. Settimana prossima farò quello sotto, perché almeno chiudo tutta l'aspirazione, la roba là, la roba qua. Adesso monto anche l'altra, così poi posso mettere via tutti i pezzi di tubi che avanzano. La parte sotto sarà abbastanza classica, non ho ancora pensato, ma sarà abbastanza classica, però con i led. Ok, montato anche il secondo, ovviamente, come volevo dimostrare, ho dovuto spostare la pialla più là, però vabbè, non è un problema, tanto di spazio ce n'è. Si è ridotto un po' lo spazio qua, ma comunque direi che ci siamo. Ora posso fare ancora un lavoretto veloce. Ah no, intanto uno di voi mi ha detto che quel sistema lì che ho fatto davanti alla troncatrice è esattamente quello che c'è nel paralama della tupi. Io non lo sapevo. Quindi direi perfetto, ho un elemento in più da studiare, perché magari ci sono dei pezzi già fatti che mi aiutano a fare l'incasto dietro, che è quello che farebbe tutta la precisione. Poi il problema estetico permane e va risolto in un altro modo. L'altro lavoretto che voglio fare adesso, dato che ho messo in questa mezz'oretta, è un altro lavoro cotto e mangiato, che è attaccare l'estensione della battuta che ho comprato per la nastro, che vuol dire fare dei fori alla battuta originale. Non un gran problema.
No, prima di fare questo rispondo alla domanda. Uno di voi mi ha chiesto come faccio a aprire la saracinesca della squadratrice che è così alta. Beh, in realtà è facilissimo. Con la mano. E anche questa è fatta. Adesso sfilare le tavole quando sono belle alte non è un problema. Ovviamente la battuta è rimovibile, perché quando devo usare devo fare una stecca più sottile, devo girare la battuta originale. E intanto quattro di voi molto perspicaci. Ma il tubo non va accorciato? Sì, il tubo va accorciato, ma adesso non c'ho voglia. Niente, io ho fatto tutto quello che devo fare, aspettiamo. Come prevedibile, la giornata è stata abbastanza complicata per un asociale cronico come me. Quindi direi che piuttosto che raccontarvi tutto, vi lascio qui i loro contributi, preziosi contributi. Adesivo nuovo, infatti volevo ringraziare Gianluca per l'adesivo. Ah no, è qua il tuo interno. Grazie, grazie. Prego, prego. Grazie. Abbiamo in diretta One Maker Show che ci farà. Paper. Tipo Painter Life. No, com'è che si chiama? Che applicazione usa? Art Attack, come si chiama? Mucciaccia. Abbiamo qui Mucciaccia. Io uso Auto. Se fai il ceppo da falegname. Sì, da macellaio. Scusami, magari. Da macellaio. Al di là di come fai le gambe, che le farà lui in ferro, dato che salta bene, e fai tutti. Giusto, giusto, è vero. No, ma tu mi devi insegnare a saltare veramente. E fai tutto il legno di testa, ok? Certo. Sì. Fai demorale. Io però volevo farli anche maschiati. Perché? Perché è più figo. Adesso qui dovreste chiedere ma che applicazione usa. Sta su 60 euro. Questi stanno su 24, 25 l'uno. Questo sì, comunque mi ha malato. È tutto fottutamente gigante!
Cioè, io ci sono, sono anch'io. Ci sono anch'io. E c'è anche questo. Un'eccitazione. Ci siamo? Sì. Ragazzi, è ufficialmente farò parte di questa. Allora ragazzi, la giornata è giunta al termine, il bottino delle brioche è mio, il poster è il mio, non so cos'è mio, è stata una bella giornata. Hai pure cagato. Goodbye my lover, goodbye my friend, you are beautiful. Fanny, com'è il tempo lì a Melegnano? Nevica! Ah, qua c'è il sole! 82 km dal bancone alla troncatrice, qua c'è la nebbia. Ottimo! Ma non dire parolacce. Ma sei freddo, ma hai fatto è la più bella se ti grattavi il culo, però. Sai che è mio professore infilasse nel culo? Social. Dai, su, facciamo 10, poi prenderò. Ah, che se vai a cioè, guarda che fatto fortissimo. Se c'è una serie di macchine su una serie di macchine. A domani.